Allora, visto che si è parlato di lavoro, un bel faro puntato su Giulio Basile e sui lavoratori di Eutelia, che invito ad alzarsi. E mettete pure queste maschere. Dove sei, Vito? Facciamo vedere queste maschere, perché vuol dire che la mancanza di lavoro toglie dignità alle persone. Infatti, con Giulio si stava parlando prima e si diceva: ma noi non vogliamo tutte queste misure, non vogliamo stare qua a ragionare di cassa integrazione, di mobilità. Noi vogliamo il lavoro, perché ce lo meritiamo il lavoro. Sì, a te, Giulio. Guarda, questo è un paese davvero strano il nostro. Questo è un paese dove le pensioni d'oro in questo momento sono diventate un diritto acquisito. Mentre il diritto al lavoro, sancito dai nostri padri costituenti al primo posto della nostra Costituzione, oggi quel diritto è diventato carta straccia. I lavoratori tutti sono diventati carne da macello in questo paese. Noi siamo i lavoratori di Agile Eutelia. Il 6 dicembre scade la nostra cassa integrazione. Noi saremo di nuovo davanti a quel ministero per parlare di lavoro, perché noi non vogliamo più parlare solo di ammortizzatori sociali in questo paese. Vogliamo che il Ministero dello Sviluppo Economico faccia il suo lavoro, vuol dire fare sviluppo. Purtroppo non è così, perché i commissari che sono arrivati all'interno della nostra azienda, che avrebbero dovuto rilanciare la nostra azienda, trovare delle commesse, che avrebbero dovuto redigere un piano industriale, non hanno fatto nulla di tutto ciò. L'unica cosa che sanno fare è passare a fine mese per prendersi lo stipendio. E allora io voglio parlare anche dei ministri che si sono succeduti al Ministero dello Sviluppo Economico. Io me lo ricordo bene il ministro Romani, quella sera del suo insediamento, noi eravamo in quel ministero. Ebbene, lui venne davanti a noi, davanti alle telecamere, il giorno del suo insediamento, e disse di lasciargli un po' di tempo, perché era il suo primo giorno di scuola, e che sicuramente in poco tempo avrebbe trovato una soluzione per noi, per farci tornare a lavorare. Noi da quella sera quel ministro non l'abbiamo più visto e oggi siamo ancora qui e non sappiamo che fine faremo. Vogliamo parlare del ministro Passera. Il ministro Passera è stato amministratore delegato dell'Olivetti, è quello che ha iniziato lo spezzatino dell'Olivetti. Noi siamo... Allora, noi veniamo dal mondo dell'Olivetti, è stato nostro collega in Olivetti. Ebbene, che fine ha fatto quella gloriosa azienda? Non esiste più quell'azienda. E i lavoratori dove sono finiti? Sono finiti in mezzo a una strada, siamo noi quei lavoratori. Allora io questa sera voglio lanciare un appello al ministro Zanonato, voglio capire se lui è diverso dai ministri che l'hanno preceduto, perché in questo paese sviluppo si può fare, lo sviluppo esiste in questo paese. Sono anni che si parla di agenda digitale, sono anni che si parla di banda larga, di banda ultraveloce. Noi abbiamo una rete in questo paese che viaggia 10 mega, quando tutto il mondo viaggia 100 mega. Ci sono studi, ci sono autorevoli studi che ci dicono che ogni 1000 connettività che tu fai in banda larga, ogni 1000 connettività che tu fai in banda larga generi 80 posti di lavoro. Sapete quanti sono le connettività da fare in banda larga in questo paese? Sono 20 milioni. Giulio, si possono... Quando andrete davanti al Ministero? Andremo il 6 dicembre che scade la cassa. E noi saremo con voi, perché io penso che questa maschera è una maschera che un po' di tutti, nel senso che se manca il lavoro manca davvero la dignità alle persone. E lo dico a chi dalla parte del centrodestra sghignazzava, e qui me l'hanno fatto notare. Il giorno in cui non ci saranno più i figli di papà, mantenere i figli, cari miei. Allora,